Allora, voi immaginate che qualcuno arriva a casa vostra e appena entra comincia a guardarsi dappertutto e comincia a dirvi: oddio, quanto è brutto questo quadro, oddio, questo pavimento non mi piace per niente, l'arredamento non è proprio il mio tipo e così via. Come vi sentite? Io penso che sia la stessa reazione che sente un bambino che non si sente accettato perché continuamente gli viene detto: il tuo mondo non va bene, devi essere come ti dico io, devi fare come ti dico io, ok? Si sente male, si sente malissimo, ok? Quindi con questo non dico di non modificare, perché altrimenti i video che faccio con mio figlio ogni giorno sarebbero tutto il contrario di quello che sto dicendo adesso. Assolutamente no. Mi riferisco al fatto che secondo me l'idea dovrebbe essere questa. Entro dentro casa tua, nonostante non mi piaccia niente, cerco di trovare qualcosa che veramente mi possa piacere. Riuscirò a trovare qualcosa? Penso proprio di sì. Che può essere magari l'interruttore, magari l'interruttore c'ha qualcosa di particolare. Ecco, ditelo, ditelo quanto è carino quell'interruttore, guadagnatevi la fiducia di quella persona, ok? Guadagnatevi la fiducia di quel bambino, ok? Facendogli capire che ci sono delle cose nel loro mondo che vanno bene, che voi apprezzate. In questo modo nasce la fiducia, in questo modo nasce il rispetto reciproco, perché non si può pretendere rispetto se prima non rispetti una persona, ok? E subito dopo potrai cominciare a dire: ma lo sai che in quella parete io ci vedrei un quadro già. A un certo punto la persona con la quale hai instaurato un rapporto di fiducia finirà per cedere, per dire: ma lo sai che è? Proviamo, proviamo a vedere come sta questo quadro, proviamo a cambiare questa parete, proviamo a cambiare prospettiva, vediamo, fammi vedere che cosa c'è nel tuo mondo di così importante, ok? Ma prima di voler cambiare il mondo di qualcuno, cerchiamo di entrare prima nel mondo di quel qualcuno. Ok? Senza dire togliamo, togliamo, no, fammi vedere, sono d'accordo con te. Voglio capirti, vai benissimo, e poi cominciamo a limare quelle cosette che secondo noi potrebbero migliorare, potremmo modificare. Secondo me è l'idea più giusta, quindi ecco per questo motivo penso che la terapia cognitivo-comportamentale miri molto di più al rispetto del bambino, perché si fa tutto attraverso il gioco, tutto attraverso le attività di ogni giorno, e quindi il bambino non pensa sto lavorando, il bambino pensa sto giocando. A volte può essere anche pesante perché molti bambini autistici non vogliono giocare, hanno difficoltà proprio nel giocare, ma cerchiamo sempre di utilizzare i loro interessi per arrivare ad ottenere ciò che in realtà vogliamo per il loro bene. Alcune mamme mi hanno chiesto che cosa ne penso della terapia ABBA. Allora, premetto che quando iniziai a conoscere, diciamo, l'autismo, a capire i diversi tipi di terapia, eccetera, eccetera, quindi parliamo di qualche anno fa, la terapia ABBA era veramente molto, ma molto rigida. A me non è mai piaciuta questa cosa di mettere un bambino così piccolo, parliamo di 2, 3, 4 anni, 5 anni anche, insomma, mi risulta veramente troppo poco rispettoso, è quella parola giusta, nei confronti di questi bambini, metterli a tavolino più volte durante la settimana, facendogli capire che devono lavorare per migliorare. Mi riferisco al fatto che secondo me un bambino non deve sentire il peso di capire che deve fare obbligatoriamente un lavoro perché lui non va bene. Assolutamente no. Un bambino deve pensare al gioco. Un bambino
deve fare sì terapia, ma bisogna mascherare questa terapia attraverso il gioco, perché è pur sempre un bambino. Con questo non voglio assolutamente dire che non sono d'accordo con la terapia ABBA. Io chiaramente posso parlare attraverso la mia esperienza, ok? Quindi è normale che parlo in maniera positiva di ciò che ho vissuto, che ho vissuto sulla mia pelle, ok? Quindi sulla pelle di mio figlio, quindi è naturale. Non mi permetterei assolutamente di dire questa cosa, non va bene. Vi sto semplicemente dicendo ciò che secondo me non è giusto. Al di là che una terapia si chiama in un modo o nell'altra, in generale, ciò che volevo farvi arrivare è che secondo me la terapia giusta è quella che rispetta la persona, è quella che dà la possibilità alla persona di essere protagonista, ok? La parola protagonista mi fa pensare a una cosa. Solitamente noi utilizziamo una tattica che si chiama rinforzo con i nostri figli. Allora, ci insegnano che per poter ottenere qualcosa dai nostri figli dobbiamo dire a loro: allora, facciamo questo gioco. Poi, se lo finisci, se fai bene questo gioco, io poi ti do il gelato, poi ti do la macchinina che ti piace, poi ti faccio fare il gioco che vuoi tu, ok? Questa cosa viene chiamata rinforzo. Allora, io mi sono sentita malissimo quando ho capito questa cosa, perché mi sono detta: ma per quale motivo mio figlio deve pensare che per ricevere qualcosa debba essere sempre lui a dare? Non va bene, cioè, è qualcosa di veramente non rispettoso verso i nostri figli. Se noi vogliamo rispetto, la prima cosa che dobbiamo fare è rispettare, continuo a ripeterlo, ma perché in realtà c'è un senso dietro tutto ciò. Quindi in quel momento mi si è accesa la lampadina e ho detto: proviamo a modificare questo rinforzo, a fargli avere più fiducia di se stesso, a fargli capire che lo rispetto. Allora gli ho detto a Cristian: Cristian, oggi facciamo come vuoi tu. Allora, oggi facciamo per prima come vuoi tu e poi, per favore, mi aiuti? Per favore, facciamo i compiti? Per favore, sta per io. Ho fiducia in te. Io sono sicura che se ti sto chiedendo per favore e se faccio prima quello che vuoi tu è perché non mi deluderai, ok? In questo modo diamo fiducia, in questo modo i bambini si sentono rispettati, si sentono protagonisti e per loro è la cosa più importante, assolutamente più importante, perché in questo modo ci ascolteranno sempre. Spero che questa cosa possa esservi utile e almeno, ecco, farvi pensare o semplicemente farvi sapere che attraverso questo modo di pensare, per fortuna, sono riuscita ad ottenere tante, tante belle soddisfazioni con Christian e ciò che mi auguro è che ci siano sempre meno bambini allontanati da amici, da genitori che non riescono a capirli, sempre meno bambini che non riescano ad esprimere quello che sentono perché non c'è nessuno che li accetta, ok? Veramente col cuore me lo auguro perché vedere questi bambini abbandonati così a se stessi come se fossero inesistenti è veramente una cosa che fa male. Un saluto a tutti.